Un viaggio della speranza, quello dei 53 lavoratori dell'Ipersimpli di Piano Daccio, che in mattinata si sono ritrovati nel piazzale del loro supermercato e in autobus sono partiti da Teramo alla volta dell'Aquila. In regione è stato infatti convocato un tavolo tecnico urgente con l'azienda SMA, proprietaria dell'esercizio commerciale, il presidente vicario Giovanni Lolli, la provincia, il comune di Teramo e i sindacati. L'obiettivo è quello di iniziare una trattativa con la proprietà, intenzionata a chiudere il 30 settembre il punto vendita teramano, senza garantire gli stessi livelli occupazionali e offrendo al personale che manterrà, come unica alternativa, il trasferimento in città lontane. La Commissione per le Pari Opportunità della provincia di Teramo e la consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità intervengono sulla vicenda e esprimono solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori dell'Ipersimpli di Teramo. La vicenda, secondo la CPO, colpisce ancora di più se si pensa che degli attuali 53 dipendenti, 39 sono donne. Ed è facile immaginare quanto difficile o impossibile possa essere, soprattutto per loro, accettare un possibile trasferimento lontano dalla propria famiglia pur di non perdere il lavoro. La Commissione provinciale e la delegata alle pari opportunità sottolineano inoltre che il tessuto economico e sociale di Teramo capoluogo, già gravemente martoriato, non resisterebbe ad altri licenziamenti e a ulteriore disoccupazione. È auspicabile dunque che le istituzioni regionali, provinciali e comunali si impegnino con tutte le loro forze per far recedere la proprietà da questo proposito e perché tutto ciò non avvenga.